Eccoci alla conferenza, avete il titolo Virus emergenti in un mondo globalizzato. Rapidamente il relatore, tanti anni fa, aveva proprio in questa sala tenuto una conferenza sul sempre ambito microbiologia. Il professor ordinario, il professor Davide Lembo, è professore ordinario di microbiologia all'Università di Torino, presta servizio presso l'ospedale San Luigi, quindi nel mio stesso dipartimento, quello che è stato per molti anni il mio dipartimento. Ora è anche direttore del corso di laurea in inglese, abbiamo un corso di medicina in inglese a Torino, solo a San Luigi, è il coordinatore del corso. In questo periodo potete immaginare il carico con tutti i problemi relativi al Covid per i tirocinanti di medicina, perché ora tutto si fa per via telematica, ma per diventare infermieri o medici non basta l'attività telematica. Quindi ha dei suoi problemi, nonostante ciò è disponibile. Professore di microbiologia, in realtà virologo da tanti anni, io dico è un cacciatore di virus, è una persona che è esperta soprattutto in antivirali, ecco, quindi persona adatta per rispondere a domande che noi ci facciamo in questi giorni in particolare. È tutto, con estremo piacere e affetto che ho avuto la possibilità di avere qui l'amico Davide Lembo, quindi passo a lui il microfono e davvero lo ringrazio con tutti voi per aver accettato questo invito. Bene, buon pomeriggio a tutti, autorità, presidente dell'Unitre, professor Poli. È veramente un piacere, devo dire, al di là delle parole che normalmente si dicono in questi momenti, un piacere, ho accettato con piacere, credetemi l'emozione, perché questa è la mia prima lezione dal vivo dopo tantissimi mesi. E non l'ho fatta all'Uni1, l'ho fatta all'Uni3. Per me davvero è un piacere, è un'emozione parlare a delle persone e non a un video. È una cosa che cambia e spero che tutti insieme, insomma, gradiremo l'inizio di un vostro percorso e sono contento di essere con voi, anche se non vi auguro di vedermi spesso, perché l'ultima volta che sono stato qua era il 2009 e ho parlato della pandemia suina. Quindi ogni volta che mi vedete qua c'è una pandemia. Io spero di essere vostro ospite ancora e non parlare di pandemie, però oggi questo è il tema. Non parlerò, se non incidentalmente, di Covid, perché poveri noi tutti quanti sentiamo parlare di Covid dalla mattina alla sera. Ne possiamo parlare nella discussione dopo. Ma secondo me è interessante capire perché ci succedono queste cose, perché emergono, e sempre più spesso questa copertina l'ho messa lì citando solo pochissimi eventi, ma vedete da 2003 solo, 2009, 14, oggi, quante pandemie o epidemie importanti. Penso che sia importante chiederci perché, cosa sta succedendo, cosa è cambiato nel mondo affinché questo possa succedere. E allora questo sarà un po' il percorso in cui proveremo a fare insieme. Io ho provato a disegnare un percorso così a varie tappe. Mi perdonerete, perché per fare questo bisogna stare un po' in superficie. Cercherò di non essere superficiale, ma sarà un po' in superficie, servirebbero molte ore per parlare di questo. Ma se parliamo di virus emergenti, dobbiamo mettere sullo sfondo quali sono i virus che non sono emergenti, perché se parliamo di virus emergenti vuol dire che ce ne sono altri che sono con noi da tanto tempo. Ma da quanto tempo i virus sono con noi, con gli esseri umani? Questa è la prima domanda che proviamo a dare una risposta. Ora è difficile dirlo, perché i virus non danno fossili, non possiamo trovare un fossile di un virus per capire se c'era o non c'era, però lasciano segni. E uno dei segni
che possiamo vedere è questo, e vi invito a guardare attentamente, per quanto voi possiate, magari da lontano è più difficile, il volto di questa persona che è vissuta, grazie, è vissuta più o meno 3.000 anni fa, è un faraone, il faraone Ramses V, non è stato un faraone molto famoso, ha anche regnato per molto poco, però è famoso perché hanno trovato la mummia praticamente intatta, e guardando attentamente il volto di questo essere umano che è vissuto 3.000 anni fa, forse vedete qualcosa di particolare. Provate a guardare la pelle di quest'uomo, che viene restituita abbastanza bene. Ora, guardandolo attentamente, anzi, forse ho anche un pointer con cui posso aiutare a guidarvi, guardate la pelle di quest'uomo. Noterete probabilmente un gran numero, veramente un enorme numero di pustole. Riuscite a vederle? Bene, questa manifestazione è tipica di una malattia che noi conosciamo bene. Qua vedete un esempio molto più recente, causata da un virus, che è il virus del vaiolo. Quindi Ramses V è vissuto poco, ha avuto 4 anni, se ricordo bene, ma è molto probabilmente, visto le lesioni, è morto di vaiolo. Quindi possiamo sapere che già al tempo degli antichi egizi si moriva per un virus che ha causato un enorme numero di morti nella storia dell'uomo. È un virus però che ha una storia finita, cioè la storia del vaiolo è finita. Ed è finita, lo testimonia questo documento. Questo documento è un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, firmato il 9 dicembre del 79, che testimonia l'eradicazione del vaiolo. Cosa vuol dire? Il vaiolo è estinto, non c'è più. Come mai? Tutti noi, tranne forse il più giovane collaboratore che è qui dentro e forse anche l'assessore, non ha questa cicatrice che credo che ognuno di noi abbia sulla spalla della vaccinazione. Insomma, è stata la campagna vaccinale di maggiore successo che ha portato all'estinzione del vaiolo. Il vaiolo era un virus solo umano, non ha trovato più umani da infettare e quindi è sparito dalla faccia della terra. Oddio, sparito. Quando è stato eradicato si pose la questione cosa farne dei ceppi di vaiolo che erano presenti nei laboratori di tutto il mondo, perché ponevano un problema, fossero scappati, fossero in qualche modo sfuggiti dei ceppi di vaiolo, immaginate il problema che può esserci. E quindi sono stati distrutti tutti i ceppi di vaiolo presenti nei laboratori, o meglio, quasi tutti. Siamo negli anni 80 a prendere questa decisione. Secondo voi in quali due paesi sono stati conservati? Ancora oggi abbiamo ceppi di vaiolo conservati esclusivamente in Russia, in un laboratorio ad altissimo contenimento, e ovviamente negli Stati Uniti. Credo che non vi sfugga il significato geopolitico di questa scelta, e anche militare, consentitemi, perché è una delle armi biologiche più potenti che abbiamo, perché anche chi è stato vaccinato adesso non ha più immunità. Sfuggisse un ceppo di vaiolo di lì o venisse deliberatamente immesso nell'ambiente, altro che infezioni emergenti, sarebbe un'infezione devastante. Bene, quindi questo è un virus che è stato con noi da molto tempo e addirittura eradicato, quindi scomparso. Ne abbiamo un altro che è in corso di eradicazione, e di nuovo vi porto in Antico Egitto. Guardate questa stele, di nuovo una stele di circa 3.000 anni fa. Guardate il sacerdote, vedete qualcosa di strano? Certo, vedete che innanzitutto si tiene con un lungo bastone, e poi vedete il piede destro, che è un piede destro atrofico, paralitico, che è tipico di una ben nota infezione anche ancora dei giorni nostri, sebbene in via di sparizione, che è
causata da un virus, il virus della polio, quindi la poliomielite. Anche la poliomielite, a fronte di una campagna vaccinale estremamente estesa, sta per essere eradicata. Questa era una campagna un po' ottimistica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che prevedeva di eradicare il vaiolo entro il 2018. Non ci siamo ancora riusciti, ma ci sono pochissimi casi di vaiolo in zone molto ristrette del mondo. Quindi anche in questo caso un virus antico, ma un virus che sta per essere eradicato. Su questo sfondo ci sono i virus invece che si presentano alla ribalta della specie umana da nulla, o si ripresentano. Questi sono i cosiddetti virus emergenti o riemergenti, di cui proprio adesso stiamo vedendo uno di questi, il SARS-CoV-2. Qual è la definizione di virus emergente o riemergente? Si tratta di un'infezione che o non è mai stata vista in precedenza, come per esempio questa da Covid-19, non l'abbiamo mai vista, è comparsa da nulla, diciamo così, oppure una infezione che di cui si aveva notizia, ma che si ripresenta in una forma nuova che potrebbe essere, aumenta la frequenza, era una malattia rara, di colpo diventa una malattia molto più distribuita dal punto di vista geografico e di numerosità, oppure una diffusione in un'altra zona, e lo stiamo vedendo in questi ultimi anni anche solo in Italia, stanno arrivando virus da zone tropicali. Quindi per noi queste sono infezioni emergenti o riemergenti, nel senso che in Italia non ci sono mai state. Parleremo e faremo vedere qualche esempio più avanti. Oppure ancora vengono trasmesse da nuovi vettori, da animali, da nuovi tipi di zanzara o così via. Quanto è frequente questo? Di cosa stiamo parlando? Qual è la dimensione di questo problema? Potrebbe sembrarvi un problema, sebbene importante, ridotto. In realtà guardate questa immagine che vi aiuta a capire quanto è vasto il problema. In rosso, i pallini rossi e i nomi in rosso sono le infezioni emergenti, quindi nuove. Infatti in questa sede trovate una serie di virus che non si erano mai manifestati, ma proprio mi piace citare questo perché è appena stato dato un Nobel per la medicina qualche due giorni fa per la scoperta del virus dell'epatite C, quindi senza andare molto lontano, lo conosciamo dall'inizio degli anni 90. Prima, professor Poli si ricorderà che si diceva un'epatite non A, non B, e quindi chissà cos'era, poi è stata scoperta, ma molti altri, quindi. Vedete, molti in rosso, in blu sono virus o infezioni riemergenti. E poi ne abbiamo una ancora, vedete, in nero, che dice emergono ma in maniera deliberata, cioè qualcuno ha voluto che emergessero. E se andiamo a vedere dov'è, eccolo qua. Siamo a New York, o a Washington meglio ancora. Si riferisce alla distribuzione di lettere contenenti spore di antrace nel 2001, subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Quindi lì ci fu un piccolissimo focolaio epidemico perché c'è stato un attacco bioterroristico. Anche il bioterrorismo potrebbe essere causa di nuove infezioni emergenti. Parleremo anche di questo, vi farò vedere qualcosa. Ora, la prima parte, anzi siamo già alla seconda della nostra chiacchierata, vuole chiedersi il perché emergono o riemergono ogni tanto queste infezioni. Credo che questo sia importante per capire in che mondo stiamo vivendo, perché molto probabilmente ne verranno ancora. Allora, io ho provato a sintetizzare una serie di motivi che ho messo qua e adesso ci facciamo il giro di questo orologio e le descriveremo in maniera sommaria, ma spero che questo giro di orologio serva un po' a inquadrare il problema. Allora, iniziamo con il primo, che sono i cambiamenti climatici.
Bene, i cambiamenti climatici che ormai sapete sono in atto, hanno delle importanti impatti sulla salute dell'uomo. Se rimaniamo a quanto ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno questi impatti. Il primo, ovviamente possono causare siccità e inondazioni e a seguito di queste ci può essere una compromissione della produzione di alimenti e quindi incremento della malnutrizione. Un altro causa è proprio il danno creato da eventi climatici estremi che possono mettere a rischio le vite umane. Le ondate di calore, che sono un problema d'estate, soprattutto per la popolazione anziana che ha problemi respiratori o cardiovascolari. E infine, ed è il motivo della chiacchierata di oggi, è proprio un possibile aumento di malattie infettive e variazione della loro distribuzione causata proprio da una variazione del clima. Qualche esempio. Sto seguendo un po' la descrizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'acqua ha un ruolo molto importante in questi cambiamenti climatici. Per esempio, ci sono quelle cosiddette malattie trasmesse dall'acqua. Sono quelle infezioni a trasmissione cosiddetta oro-fecale. Cosa vuol dire? Che io, mangiando degli alimenti contaminati da materiale fecale, acquisisco un'infezione e attraverso le feci la elimino nell'ambiente. Il ciclo oro-fecale. Un caso tipico è il colera. Mangio delle cozze contaminate perché erano vicino a uno scarico fognario ed ecco che si innesca questo ciclo. Ora, cosa ha a che fare il clima con questo tipo di infezioni? Ci sono numerosi studi che ormai hanno messo insieme bene questi due elementi. Guardate per esempio questo studio. Qui siamo in Bangladesh, nelle coste del Bangladesh. Ora, guardate come varia, ecco, in azzurro, guardate, la variazione della temperatura dell'acqua, ok, superficiale della costa. In marroncino vedete il numero di casi di colera. C'è una bella correlazione, più aumenta la temperatura dell'acqua, più aumentano i casi di colera. Un'altra bellissima correlazione è questo studio che ci dice che quando in Africa dell'Est arriva quel fenomeno climatico ciclico che si chiama El Niño, non so se ne avete mai sentito parlare, è un fenomeno climatico che aumenta la temperatura, aumenta le precipitazioni e così via. Guardate cosa dice, che in Africa orientale i casi di colera quando c'è El Niño, quindi ogni 4-5 anni, aumentano di 50.000 casi, 50.000 casi in più quando c'è una ciclicità, un aumento della temperatura. Quindi la temperatura e i cambiamenti climatici aumentano le infezioni. Non solo, per esempio le inondazioni. In certi luoghi, non certo da noi, ma in altri posti dove il sistema fognario non è così ben strutturato, una inondazione causa uno stravasamento del sistema fognario e quindi una distribuzione di materiale fecale, compresi batteri e virus che sono presenti in quei liquami, sulla popolazione. Qui vedete bene, in queste condizioni qua, ecco, queste sono acque estremamente contaminate, qui vedete una persona che facilmente si infetterà. Un ulteriore problema legato all'acqua e ai cambiamenti climatici è la scarsità di acqua, quindi tutte quelle malattie che potrebbero essere prevenute lavando cibi e alimenti, ma cibi e alimenti non vengono lavati perché non c'è disponibilità di acqua. E addirittura ci sono delle stime molto preoccupanti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che entro il 2025 all'incirca il 50% della popolazione mondiale vivrà in condizioni di estrema scarsità di acqua. Quindi noi stiamo andando verso questi scenari. E infine le malattie correlate con l'acqua e con la temperatura dell'acqua, ovviamente.
Io penso che ormai ognuno di voi abbia incontrato nella sua vita una zanzara tigre, se non molte volte. Quando si era giovani in Italia, le zanzare pungevano di sera e poi di notte. Adesso pungono anche di giorno. Quelle che pungono di giorno sono le zanzare tigre. La zanzara tigre viene da zone di foresta tropicale, quindi non è una nostra zanzara, è una zanzara invasiva. Vi dirò dopo come è arrivata in Italia. Però guardate l'Italia degli anni 90, guardate le zone rosse, in pochissime zone d'Italia era presente la zanzara tigre. Vi dico, fra poco vi dirò come è arrivata. Guardate oggi, praticamente tutta l'Italia ha zanzare tigre. Perché? Basta un aumento di mezzo grado dell'acqua e le uova di quella zanzara passano l'inverno. E se passano l'inverno si stabiliscono poi stabilmente nel nostro paese. Ora, questa zanzara è importante non solo perché punge da fastidio anche di giorno, ma soprattutto perché è un vettore di malattie tropicali, di virus tropicali. E fra poco, più avanti nella chiacchierata, vi racconterò una storia che la riguarda. Vedete il clima? Quando si parla di clima, basta toccare qualcosa e cambia un sistema, perché siamo immersi in sistemi complessi e interlacciati. Un'altra grande e importante causa di infezioni riemergenti o emergenti è la deforestazione. Ogni anno milioni di ettari di foresta vengono rasati al suolo o per fare delle miniere, o per far passare delle strade, o per fare delle monocolture. Ebbene, abbattere, o per il legname ovviamente, abbattere un così grosso numero di foreste vuol dire permettere a quegli animali che vivevano lì di venire in contatto con l'uomo sempre di più. E quegli animali sono un enorme serbatoio di virus che gli umani raramente incontrano, o incontrano solo poco. Ma se io abbatto i loro habitat, ci sono centinaia di migliaia di roditori, di pipistrelli, di altri animali che in qualche modo invadono i nostri habitat. E sono proprio loro portatori di nuovi virus. Andiamo avanti. Un'altra grande causa è l'incremento demografico. Sapete bene, diciamo, ventesimo secolo, nel corso del secolo si passa da 1,5 miliardi a 6 miliardi di abitanti della Terra, adesso ce ne sono 7,6 miliardi, le stime sono che arriveremo, se continuiamo così, a tra i 10 e i 23 miliardi, quindi un mondo super popolato di umani con delle conseguenze, quindi tanto diciamo la medicina, il benessere della società ha permesso a molte persone di avere un'aspettativa di vita molto più alta, ma sappiamo bene che con l'aumento dell'età aumenta anche la condizione di vulnerabilità, lo vediamo adesso al corso di Covid, no? Quindi un numero più importante di una volta di persone potenzialmente vulnerabili, così come di individui immunodepressi, il cui sistema immunitario non funziona bene. Un po' perché è in atto una epidemia che si tende a dimenticare, che è emersa mica tanti anni fa, che è quella dell'AIDS. Quindi c'è un grandissimo numero di persone immunodepresse, ancorché adesso trattate con dei farmaci stanno un po' meglio. Ma poi anche il miglioramento della medicina crea immunodepressi. Per esempio l'aumento dei trapianti, il trapiantato è immunosoppresso per evitare il rigetto. E così via, insomma, chi è trattato con vari farmaci, il numero di immunodepressi è aumentato. L'urbanizzazione è un altro grosso problema. Secoli e secoli fa, per millenni, gli esseri umani hanno abitato in condizioni di scarsa densità di popolazione. Ma adesso molti esseri umani vivono in megalopoli. Cosa sono le megalopoli? Sono città che contengono decine di milioni di persone. Qui ne vedete una lista. Ma spesso
non sempre, ma spesso queste megalopoli sono anche divise in due. Vedete un esempio chiarissimo qua sopra, questo è San Paolo del Brasile, e vedete come vi sia una parte ricca con case residenziali e un'enorme distesa di bidonville, le cosiddette favelas. In Africa si calcola che un terzo, il 60% della popolazione viva in condizioni di questo tipo. Qui siamo a Lagos. Ora immaginate cosa può voler dire gestire un'epidemia in situazioni di questo tipo, di superaffollamento e di bassissima, scarsissima condizione igienica e sanitaria o di accesso. Quindi abbiamo parlato, non sappiamo ancora bene la storia, ma in questo caso sappiamo che ci hanno detto che tutto è originato da Wuhan, che è la città della Cina per il Covid, che ha 11.000 persone. Una volta, se succedeva qualcosa in un paesino sperduto, rimaneva lì. Andiamo avanti, e questo è un altro importante elemento, cioè la connettività, che è aumentata di molto. Per esempio la velocità di spostamento è aumentata di 1000 volte negli ultimi 2 secoli. Abbiamo macchine, abbiamo treni veloci, abbiamo aerei. Da 2010 circa si è calcolato circa 1 miliardo di passeggeri internazionali ogni anno si muovono. Ovviamente ogni volta che mi muovo io mi muovo con tutto il mio bagaglio microbiologico che ho addosso. 1 miliardo di persone che si muovono in questo modo, e l'aumento del numero di destinazioni, quindi ogni posto del mondo ormai è interconnesso, e aggiungiamo anche purtroppo l'aumento di flussi migratori da paesi poveri o in guerra. Quindi questa enorme connettività porta un evento che può succedere in qualsiasi posto del mondo a diventare un evento che coinvolge tutto il resto del mondo. Vi faccio un esempio, perché penso che sia un esempio estremamente interessante. Avete sentito parlare della peste nera, non fosse altro quando abbiamo a scuola abbiamo studiato il Decamerone di Boccaccio. Il Decamerone di Boccaccio racconta di questi giovani che si richiudono in una villa mentre fuori c'è la peste. Siamo nel 1300, credo sia stato scritto intorno al 1343 o qualcosa del genere. Ecco, proprio in quel periodo c'era la peste nera. La peste nera originò in Cina e ci mise 15 anni per raggiungere la Crimea seguendo le rotte caravaniere, e poi dalla Crimea si è diffusa in tutta Europa. Fu un'epidemia devastante perché ha ridotto di un terzo la popolazione europea, altro che il Covid per fortuna, ma fu un flagello. Tenete presente questo dato: 15 anni dalla Cina all'Europa. Nel 2003 comparve un'epidemia originata in Cina, la cosiddetta SARS, forse ve la ricordate, emerge come il Covid. Emerge alla fine dell'anno del 2002, anche il Covid è emerso alla fine dell'anno, a dicembre, primi casi, ecco, e diciamo a settembre, come fosse adesso, quindi da dicembre a settembre, aveva fatto il giro del mondo. La stessa cosa che stiamo vedendo adesso, pochi mesi, una cosa che origina in Cina, per diffondersi in tutto il mondo. Un ulteriore esempio è stata la suina, 2009. Vedete qua il primo caso, il primo aprile, il 2 maggio, un mese, aveva fatto il giro del mondo. Basta prendere degli aerei, infettare altre persone, le quali prendono un treno, prendono una macchina, un altro aereo, e in un giro di tempo ridottissimo un'infezione si diffonde. 15 anni nel 1300, pochi mesi nel nostro mondo. È praticamente impossibile fare quello che si faceva una volta, cioè un cordone sanitario per bloccare qualcosa. E di questo ne dobbiamo tenere presente. Oltre a muoversi le persone, però, si muovono anche animali e mezzi. Vi avevo promesso che vi avrei detto da dove arriva la zanzara tigre. Se è una zanzara
delle foreste tropicali, perché ce l'abbiamo noi? Guardate com'è arrivata. È arrivata attraverso un commercio di copertoni usati. Copertoni, sapete, no? Quindi su una nave viene giù la pioggia, nelle foreste tropicali, nelle zone tropicali la pioggia è frequente, delle zanzare fanno le uova all'interno del residuo d'acqua che viene conservato nei copertoni, questo copertone è mandato negli Stati Uniti e poi in America e poi in Europa, e la zanzara tigre arriva con le navi piene di copertoni. Trova qua un cambiamento climatico sempre più favorevole e si insedia come fosse una zanzara che è sempre stata da noi. Ecco, questo, vedete, la prima che giunge da noi, di cui abbiamo notizia, nel 1990 nel porto di Genova, proprio con un carico di questo tipo. È sorprendente, ma neanche tanto, se cominciamo a capire che cos'è la globalizzazione, il movimento, la connettività. Quindi non siamo più, diciamo, chiusi nei nostri confini da questo punto di vista. La zanzara tigre può essere vettore, può trasmettere una serie di importanti malattie virali. E lo vedete, hanno tutti dei nomi esotici: chikungunya, dengue, febbre gialla. Queste erano malattie che stanno da un'altra parte del mondo. Adesso vi farò vedere, vi racconterò verso la fine la storia dell'epidemia di chikungunya in Emilia-Romagna, che sembra un romanzo, invece è vero. Andiamo avanti. Modifiche delle pratiche di allevamento. Credo che anche voi vi ricordiate il caso che successe negli anni 90 della cosiddetta mucca pazza. Allora fu un caso estremamente importante. Questa malattia, questa variante umana che si chiama Creutzfeldt-Jakobs, che è una malattia rarissima nella specie umana, incominciano a verificarsi tutta una serie di casi a partire dalla Gran Bretagna, ma poi anche da altre parti d'Europa, arrivando a 200, 250 se ricordo bene, anche di più. Cosa diavolo stava succedendo? Perché una cosa che succedeva una volta ogni tanto adesso succedeva con tale frequenza? Poi succedeva negli anziani, persone che avevano più di 50 anni, adesso succedevano tra persone tra i 15 anni e i 50 anni, quindi una nuova proposizione di questa malattia neurodegenerativa, trasformava il cervello in una spugna. Perché? Si scoprì che le persone che erano state infettate, diciamo così, perché poi era una proteina infettiva, non era proprio un virus, avevano mangiato carne di mucche che avevano la stessa malattia, avevano la malattia delle mucche, che era la cosiddetta mucca pazza. Ma questa non è una spiegazione, perché abbiamo solo spostato il problema, perché da adesso si mangiano le mucche pazze. Che cosa era successo? Era successo che alcuni allevatori avevano delle pecore malate anche loro di una variante di questa malattia, che nella pecora si chiama screpi, e invece di bruciarle e mandarle e eliminarle, che cosa hanno fatto? Va bene, uso le loro carcasse per fare delle farine animali con cui nutrire le mucche. Siccome questa proteina infettiva resiste al calore, tutti i trattamenti che facevano per trasformare una pecora in un mangime manteneva infettante questa proteina. E quindi vedete la catena dalla pecora malata alla mucca malata, attraverso l'alimentazione, persone ammalate. Quindi vedete come di nuovo basta cambiare qualcosa da una parte e tutto il sistema a valle ne risente. Questo è un altro interessantissimo esempio, scusate se vado veloce, ma perché voglio raccontarvi un po' di storie. Un altro bel esempio, lo trovo veramente interessante, è quello degli animali da compagnia. Per raccontarvelo però vi devo far ricordare, vi ricordate Ramses V? Vi ho fatto vedere del vaiolo, il rischio di bioterrorismo del vaiolo. Il vaiolo voi lo riconoscete, lo distinguete dalla varicella, per esempio, perché chi ha il vaiolo
ha pustole tutte allo stesso stadio di maturazione, mentre chi ha la varicella ha delle pustole un po' arrossate, delle pustole mature, delle croste, quindi la varicella la riconosciamo. Ci spaventeremmo tantissimo se vedessimo un individuo che ha pustole tutte su tutto il corpo, tutte allo stesso stadio di maturazione. Ebbene, questo è successo, vi devo introdurre al vaiolo della scimmia. Il vaiolo della scimmia è una malattia virale tipica di zone remotissime dell'Africa, cioè bisogna proprio vivere in ambienti del genere per venire a contatto con dei roditori infetti o con delle scimmie infette che possono raramente trasmettere questa infezione all'uomo. Quindi mai più nessuno avrebbe immaginato di vedere il vaiolo della scimmia in un paese occidentale. E infatti vedete qua come si manifesta, vedete? Pustole tutte mature. Se in un paese occidentale vedessimo questa cosa qua ci spaventeremmo molto, veramente molto. Eppure, adesso vi faccio vedere, scusate la foto un poco rispettosa di un presidente degli Stati Uniti, ma per farvi vedere quanto clamore fece nei mezzi di comunicazione, lui ovviamente è Bush. Nel 2003 compaiono casi di pazienti, di persone che hanno pustole tutte allo stesso stadio di maturazione. Siamo nel 2003, in piena risposta bellica agli attacchi del 2001, le Torri Gemelle, vi ricordate quegli anni, i talebani, l'Afghanistan, il Saddam Hussein? Allora, il timore di un attacco bioterroristico era altissimo, tant'è che si mosse guerra a Saddam Hussein proprio perché si diceva aveva armi batteriologiche. Bene, come mai negli Stati Uniti comparvero casi di questo tipo? Poi si capì che era vaiolo della scimmia, ma perché diavolo c'era il vaiolo della scimmia in mezzo agli Stati Uniti? Beh, vi faccio vedere questa sorprendente catena di eventi che vi dà proprio l'idea della globalizzazione. Allora, un importatore di animali, un rivenditore, importatore e rivenditore di animali, aveva importato dal Gambia alcuni roditori che si chiamano appunto ratto gigante del Gambia, pensando di rivenderli, non so bene a chi, ma li tenne insieme a degli animali che gli americani usano come animali da compagnia, che sono i cani della prateria. I cani della prateria si infettarono del virus del vaiolo delle scimmie di cui era infettato questi ratti che erano stati importati, e i proprietari dei cani delle praterie, che avevano comperato appunto questi cani delle praterie da questo rivenditore, si infettarono a loro volta. Ecco, pensate cosa ha pensato il primo medico che ha visto una scena del genere dopo quello che vi ho detto sul vaiolo, perché nessuno andava a immaginare che in mezzo agli Stati Uniti ci fosse il vaiolo delle scimmie. Ma prima di raccontarvi questa storia, io neanche a lezione ne parlo del virus del vaiolo, ne parlavo, adesso ne parlo sempre, ma nessuno lo sapeva. Come si fa a immaginare che il tuo paziente possa avere il virus del vaiolo della scimmia che sta in paesi? Ecco, questo è la globalizzazione, questo è quello che succede, che può succedere. Sono piccoli casi che però diventano. Questo fortunatamente fu riconosciuto e diciamo circondato, contingentato. Un altro ambiente in cui può esserci il cosiddetto spillover, che è anche il titolo di un famoso scritto libro attuale adesso, sono i cosiddetti wet markets. Ne avete sentito parlare perché si dice che il Covid sia originato nel wet markets, quindi il mercato degli animali esotici di Wuhan. Ed effetti questi sono ambienti dove ci sono animali vivi o appena cotti a contatto con umani, e quindi dai serpenti, questi sono cani per l'alimentazione, cani cotti, serpenti, roditori, volatili vivi. Se voi volete mangiare un pollo lo andate a comprare, lo trovate già eviscerato se non già cotto,
pipistrelli, in molti posti del mondo si mangiano pipistrelli, poi parleremo del pipistrello, mi dite voi quando devo chiudere, eh? E io ne ho ancora un po', ma me lo dite, posso chiudere quando volete. L'adattamento di patogeni a nuove specie, il caso dell'HIV e dell'AIDS. Ora sappiamo che l'AIDS è una malattia causata da un virus umano che però deriva da un virus della scimmia. E da dove deriva? Deriva dal fatto che alcune popolazioni cacciano, macellano e mangiano scimmie, quindi vengono in contatto col sangue, con l'interiora delle scimmie. Questo virus si è adattato mano a mano agli umani, però dove è nato questo? Dove ha avuto luogo e quando? C'è un bellissimo articolo pubblicato su Science che risponde a questa domanda. Nasce in Camerun, ma molto prima di quanto noi pensavamo, negli anni 20. Proprio qua lungo il fiume Shang, nel Camerun, dove le popolazioni locali normalmente cacciano e mangiano scimmie, passò lì, ma per molti anni rimase lì. Piano piano si spostò a Kinshasa, dove c'erano più una popolazione maggiore, quindi dal Camerun a Kinshasa, e poi si vede chiaramente, seguendo diciamo le rotte molecolari del virus, quindi si sequenzia il virus per vedere come si è mosso, ed è chiaramente si è mosso lungo le ferrovie e lungo i corsi d'acqua, quindi con gli spostamenti degli umani, fino a diventare quel problema che emerse da noi nel 1981, per la prima volta, quando vedemmo giovani uomini o donne, all'inizio soprattutto uomini, ammalarsi di malattie di cui si ammalavano anziani e immunodepressi. Funghi, tumori rarissimi, cosa diavolo sta succedendo? Si è scoperto poi che era un virus che ha quella storia lì. Deriva da una scimmia, che il virus della scimmia si è adattato nell'uomo, piano piano si è mosso fino a diffondersi velocemente per i motivi che abbiamo appena detto. Adesso questo è il quadro della diffusione. In questo momento ci sono intorno a 38 milioni di persone infette da HIV. Qui velocemente, così guadagno tempo su altro. La crisi economica ha un impatto. Un laboratorio tipico per gli epidemiologi è stata la Grecia, a partire dalla crisi economica del 2008 in poi. Guardate la linea azzurra, questa è la mortalità in Grecia dal 2008 in più, che vedete continua a salire. Quindi anche una crisi economica ha un impatto sulla salute. E infine ovviamente il bioterrorismo, cioè il rilascio deliberato di agenti infettivi. Una settimana esatta dall'attacco alle Torri Gemelle vengono inviate a giornalisti e a senatori americani delle buste, delle lettere, sono queste, quelle originali, contenenti spore di antrace. Che è una malattia, cioè è un microrganismo abbastanza importante, soprattutto se è coltivato apposta per essere un'arma. Queste spore d'antrace sono state, queste lettere sono state aperte, inalate da alcune persone, 5 morti, 17 casi, ma è stato l'impatto clamoroso che ha avuto sulla società, che aveva già il nervo scoperto di un attacco una settimana prima. Quindi capite? Bene, adesso, tanto per dirvi, siamo sicuri? Vi ho detto che il vaiolo è in 2 laboratori super sicuri, questa è una notizia del 2014, per puro caso, facendo ordine in un laboratorio, si scoprono 6 fiale di vaiolo dimenticate, quindi questo ci può far pensare, ce ne saranno altre, non si sa. Fortunatamente non era più vaiolo attivo, era fuori dal frigo, e quindi ha perso attività. Adesso io vado alla conclusione raccontandovi 3 storie. Vi ho raccontato il contesto, vi racconto cosa può succedere. Vi racconto il caso della SARS, siamo nel 2002-2003. Vedete che a novembre, praticamente è la stessa storia che vediamo col Covid adesso, a novembre, primo caso di una polmonite atipica nella città di Foshan, che è nella regione di Guangdong, quella proprio dove che ospita anche Hong Kong di fronte. Un medico
si muove da Foshan a Hong Kong e va nel Hotel Metropole. Questo è un caso studiatissimo, chi è un virologo conosce a memoria il piano, il nono piano dell'Hotel Metropole. Questo medico infetto da questo nuovo virus di cui non si sapeva risiede nella stanza K, qua questa verde, dopodiché tutti gli abitanti delle stanze, queste in blu, si infettano e si ritrovano poi copie del virus nelle zone qua rosse, quindi di fronte alla camera della persona infetta e vicino agli ascensori. Ognuno di questi signori o signore è stato monitorato poi per ricostruire la storia, ognuno di loro ha preso un aereo e ha diffuso la malattia in giro per il mondo. Vi ricordate l'esempio tra la peste nera e la SARS? Ecco cosa è successo. Va in giro per il mondo e viene poi il 12 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà notizia di una nuova epidemia da virus respiratorio che allora, quando lo mostravo, faceva paura, cioè 8.400 casi, 810 morti in 33 paesi, era un dato che faceva paura. Se lo paragoniamo a 1 milione di morti e non so quanti adesso sono oggi, è qualcosa... appunto, quindi... poteva e poi è successo di peggio. Non vi racconto che cos'è, però qual è la catena di trasmissione, cos'è successo. Parte dalla ricostruzione che è stata fatta, l'origine è un pipistrello che però non può infettare direttamente l'uomo, ha bisogno di un animale intermedio con cui l'uomo ha contatti. In quel caso si ritiene fosse lo zibetto. Lo zibetto è questo animale qua che i cinesi ritengono prelibato, quindi viene poi o catturato o allevato e poi macellato e utilizzato appunto come cibo. Allora capite che di nuovo un virus che passa dal pipistrello allo zibetto e dallo zibetto all'uomo, ecco che chiude la catena. Facevo vedere ai miei studenti come si viveva in quel periodo per dire mamma mia guardate cosa succede, esattamente facessero una foto a noi adesso sarebbe più impressionante di questa, basta guardare come parlo io con la mascherina qua. Ma allora anche facevo vedere, guardate l'impatto economico, la Cina in quel periodo ha perso 20 miliardi di dollari per la crisi SARS. Beh, è stato calcolato, e qua arriviamo a Covid, questi sono i dati di oggi proprio, l'impatto, questo è il dato del World Economic Forum, a inizio agosto si calcolano dagli 8 ai 15 mila miliardi globalmente, e questa università australiana pensa che a fine 2020 ci sia una perdita globale di 17 mila miliardi. E qui poi arriviamo sull'impatto economico di cui non è inutile parlare adesso. Finita lì, no. Nel 2012-2014 compare sulla scena un secondo coronavirus. Un coronavirus meno contagioso ma più letale. Uccideva di più anche se contagiava meno. E dove compare questa volta? Compare in Arabia. Lo identifica un medico egiziano e causa una epidemia che poi si spegne, c'è ancora qualche caso adesso in giro, ma diciamo il picco ormai è completamente spento. Ma di nuovo, ricostruendo i casi, si vede e si sono mappati praticamente tutti come chi si è infettato ha preso degli aerei e l'ha portato in giro per il mondo. Esattamente quello che vi dicevo, no? La connettività. Può succedere qualcosa dovunque e coinvolge il resto del mondo. Cos'era successo lì? Di nuovo il pipistrello. Un pipistrello che si ritiene avesse come ospite intermedio poi, cioè il virus da pipistrello avesse come ospite intermedio in quella zona lì il dromedario, e il dromedario ovviamente per la contiguità che si ha in quei luoghi, coi dromedari, lo abbia passato all'uomo.
attraverso il latte, attraverso le carni, attraverso le goccioline respiratorie, attraverso l'urina. Alcune popolazioni lì per tradizione bevono anche l'urina del dromedario. Quindi tutti questi modi hanno portato. Ora, di nuovo, tanto per chiudere, il pipistrello, l'avete sentito, è di nuovo coinvolto nella trasmissione della SARS-CoV-2, quindi della pandemia Covid. Quale sia l'ospite intermedio è ancora dibattuto. Si è parlato del pangolino, forse sì, forse no, ma comunque di nuovo il pipistrello. Se poi dopo ne vogliamo discutere perché sempre il pipistrello, sono disponibile. L'ultimo caso, e poi chiudo davvero, ma mi sembra interessante, è parlarvi di chikungunya. Questo è un nome che già sentite quanto è lontano dai nostri nomi. Chikungunya vuol dire uomo che cammina piegato dal dolore, in un dialetto africano, perché l'infezione di chikungunya dà dolore alle ossa, ai muscoli, è cosiddetta tralgia, mialgia. È un virus che viene trasmesso dalle zanzare. È un virus che tipicamente era presente in questa zona dell'Africa centrale. Infatti le prime focolai epidemici venivano descritti nel 52 nel centro dell'Africa, di nuovo in Kenya, un altro importante focolaio qui nelle isole di Réunion. Questo è veramente importante, 300.000 infetti e 237 morti, ma fin qua è tutto normale. Volete sapere qual è stata la terza focolaio epidemico? Italia nel 2007. Come è stato possibile che un virus di quel tipo desse un focolaio epidemico in Italia? Proviamo a raccontare questa storia. È una storia che ha come palcoscenico, come luogo, due paesi. Siamo nell'agosto del 2007, due paesi divisi da un fiume, vedete, sono contigui, quindi Castiglione di Ravenna e Castiglione di Cervia. Ora, nell'agosto del 2007 incominciano a manifestarsi malattie febbrili. Non è tipico una malattia febbrile ad agosto, se fosse adesso è normale, ad agosto non è molto normale. Ci volle un po' per capire che erano causate dal virus della chikungunya e che era trasmesso, guarda caso, dalla zanzara tigre di cui abbiamo parlato prima. Ma come è potuto succedere? Allora, è successo che nel giugno 2007 un individuo che parte dal Kerala, che è a sud-ovest dell'India, arriva a Castiglione di Cervia per trovare dei parenti. Quindi un indiano arriva per trovare dei parenti a Castiglione di Cervia. Qualche giorno dopo ha un rialzo febbrile mentre è a trovare i parenti, e il 4 luglio suo cugino, che è stato visitato da questo viaggiatore, lamenta febbre, intenso dolore alle articolazioni. In seguito, pochi giorni dopo, praticamente tutti i componenti della famiglia si sono ammalati. Ma nessuno, a fine luglio, nessuno si era ancora accorto che si erano verificati di casi di una nuova malattia. Ma pensate a questi poveri medici che si vedono una malattia febbrile, non si sa come mai, ma come fai ad andare a pensare che è una chikungunya? Ammesso che tu l'abbia mai sentita, perché di nuovo i miei studenti adesso la sentono, ma fino a 10 anni fa, ma chi gli parlava? Cioè, un po' più di 10 anni fa nessuno gli parlava di chikungunya, era totalmente inutile. Non so, Pippo, se ai nostri studenti abbiamo parlato di chikungunya. Quindi immaginate anche questi medici, così come quelli che hanno visto il vaiolo della scimmia, poveretti. Allora, alla fine sì, riuscirono a riconoscerlo, ma che cosa era successo? Era successo che la zanzara tigre, che era lì per i motivi che abbiamo detto, commercio, bla bla bla, aumento della temperatura, appunto quest'uomo e poi appunto tutti gli altri membri della famiglia e poi
tante altre persone del paese, creando una epidemia di chikungunya a Castiglione di Cervia, la cosa più improbabile del mondo, di un mondo non globalizzato, improbabile, di un mondo globalizzato è possibilissimo. Vabbè, questa è stata l'andamento del focolaio epidemico del 2017. In Lazio e in Campania ne abbiamo avuto un altro, e sono virus che ormai ci sono, emergono ogni tanto in Italia, non è più un virus che non emerge. Allora, questo è un classico esempio dei concetti che ho tentato di trasmettervi di globalizzazione. Qui ne troviamo proprio tre. Uno, la mobilità della popolazione. Una persona dal Kerala si può muovere tranquillamente in un giorno, avesse avuto come secoli fa da dover prendere una nave, probabilmente moriva sulla nave, oppure comunque si ammalava e non arrivava a Cervia. Ma tu prendi un aereo e poche ore dopo sei a Cervia. Secondo motivo è la movimentazione del commercio di merci, per esempio, quindi il modo con cui una zanzara che può trasmettere quel virus è presente in Italia, e l'aumento di pochi gradi che consente alle uova di quella zanzara di sopravvivere, di rimanere in Italia. Quell'uomo senza zanzara qua non avrebbe infettato nessuno. Quindi vedete come sono tre cose interconnesse, estremamente importante, ed è, diciamo, un po' il messaggio da portare a casa che vi lascio. Cioè, questo mondo globalizzato è il motivo per cui sempre di più vedremo pandemie, e sono due volte che vedete me qui. E questo questo è una diapositiva che però ho rubato al professor Poli, devo dare credito, l'ho preparata lui dal 1990, solo dal 90 potevamo fare una storia che partiva da prima, per esempio qua non vedete HIV. Guardate quanti focolai epidemici, guardate i nomi di questi virus, sono tutti nomi esotici, tutti virus che in un altro momento, non è che non sono stati inventati l'altro giorno, c'erano, ma c'erano in remotissime zone. E adesso ci raggiungono. Quindi la grossa domanda è: quale sarà la prossima? Quale sarà il virus? Quale sarà la prossima? Forse un'altra domanda ancora più importante, perché su questa non ci possiamo fare niente, ci sarà. La domanda è quando, non se. E cosa possiamo fare noi? Perché spesso mi chiedono: ma siamo preparati? E io continuo a dire: siamo preparati se ci prepariamo, perché se non ci prepariamo, dobbiamo prepararci in molti modi, come logistica, come sviluppo di antivirali, ad ampio spettro, come capacità di ricevere potenziali pazienti negli ospedali, che sempre di più, insomma, vanno verso la riduzione di posti letto. Abbiamo visto la difficoltà di accogliere malati. Che succederà in futuro? Ci sono dei libri di fantascienza che parlano di pandemie che distruggeranno tutta l'umanità e spariremo di una pandemia. Probabilmente no, Michael Crichton con Andromeda racconta questo caso, ma molto probabilmente continueremo ad assistere all'emergenza di numerosi focolai, piccoli, grossi o addirittura pandemici, come abbiamo visto adesso. E questa è una sfida importante, dobbiamo, per tutti coloro che hanno responsabilità di governo a qualsiasi livello, è una sfida, e dobbiamo introiettare il concetto della salute globale, che, diciamo, considera il fatto che sono questioni di salute che prescindono dai confini. Il confine può avere un significato culturale, identitario, quello che volete, ma i microrganismi non conoscono i confini, e soprattutto questo è una sfida per i paesi a più alto reddito, i quali possono e devono mettere in campo risorse per prepararsi e per preparare la popolazione a rispondere a questi problemi. Grazie. Che bella inaugurazione dell'anno accademico. Grazie, Dario. Hai fatto veramente un quadro ampio, sottolineando le varie cause
di insorgenza o di reinsorgenza di malattie virali, e poi non ci sono solo quelle virali, sono altri microbi che possono minare la nostra salute. Faccio subito una domanda, ma poi, come dicevo, se c'è qualche domanda dal pubblico, volentieri, farò io da valletto. Volevo chiedere, bene, tu hai segnalato che è verosimile che presto o tardi, comunque nel decennio che abbiamo appena, in cui abbiamo esordito da poco, abbiamo appena iniziato, nel decennio qualche virus sta facendo il salto, perché tu hai sottolineato molto bene che ci sono dei passaggi. Il virus dal ospite primario spesso ha bisogno di un vettore, il serbatoio, dove magari rimane questo vettore, poi può arrivare all'uomo, e ancora il virus deve adattarsi da un uomo, non è detto che automaticamente riesca a infettare un altro uomo, deve fare tanti salti. Ci sono dei virus, vostra conoscenza, che siano già arrivati magari all'uomo e da un momento all'altro possono fare il salto da uomo a uomo? Dopo sanifichiamo mani e... sì, questa è la domanda, ed è la domanda a cui stiamo tutti stando molto attenti, cioè questa questione: qual è il prossimo, quale potrebbe essere il prossimo? Posto il fatto che è difficile prevedere, e la previsione, cioè la profezia è dei profeti e non degli scienziati, guardiamo a cosa abbiamo visto. Abbiamo visto negli ultimi 20 anni 3 coronavirus che hanno fatto questo salto, quindi un prossimo coronavirus è possibile che lo incontreremo. Più avvisati di così, io credo che non si possa. L'altro potenziale, un pericolo di cui abbiamo sempre parlato, è il virus dell'influenza aviaria. Noi abbiamo l'influenza, ogni anno arriva l'influenza, ci ammaliamo di influenza, ogni tanto arriva la pandemia d'influenza, cioè un virus influenzale totalmente nuovo, altamente contagioso. Però ci sono dei virus che danno l'influenza, sono virus influenzali negli uccelli. Questi normalmente non infettano l'uomo, se non raramente. Però le volte che lo hanno fatto hanno causato una letalità che va dal 50 al 60%, una roba da brivido. E questa è la cattivissima notizia. La buona notizia è che chi è stato infettato da quel virus, e molto spesso è morto, non ha infettato altri umani. Il che vuol dire che quel virus, per puro caso, per un evento così casuale, è riuscito a infettare quell'uomo, ma non è sufficientemente adattato per trasmettersi. Questa è la buona notizia. Finora non è mai successo. Ci basta sapere che non è mai successo? Evidentemente no, noi ci dobbiamo preparare a che succeda, stiamo parlando di virus ad altissima letalità. Normalmente sono estremamente letali quei virus che sono appena passati da animali all'uomo, perché non sono abituati. I virus non è che hanno un cervello l'interesse, diciamo, l'evoluzione non va verso un virus più letale. Che vantaggio ha di ucciderci tutti un virus? Nessuno. Il vantaggio di un virus è quello di essere estremamente contagioso, ma poco dare malattie poco gravi. Perché pensiamo a Ebola, per esempio, perché non si è diffuso, ma anche SARS o MERS. Una domanda potrebbe essere: ma perché MERS e SARS non hanno fatto il pandemonio che ha fatto Covid? Perché erano più letali, una possibile risposta, non voglio semplificare, ma per parlarci, erano più letali e davano malattie più gravi e davano pochi asintomatici. Cioè, se io mi prendo MERS o SARS, il giorno dopo sono a letto con la febbre e quindi non sono a contagiare tutti gli altri. E infatti è sparito dall'uomo, per adesso. E invece però c'è una tendenza dei virus a essere estremamente contagiosi e dare delle patologie poco gravi. Un esempio
clamoroso di questo è il virus del raffreddore, un maestro è questo. Infatti tutti gli anni ce lo prendiamo tutti, non siamo ammalati gravi, però lui si replica. Da un punto di vista evoluzionistico, per un virus è importante contagiare e replicarsi, non uccidere. E questo era per dire che quando un virus salta dall'animale all'uomo, in genere dà una patologia abbastanza grave. E forse avete sentito in questi periodi che si diceva: ma il virus si è attenuato, sta dando dei casi un po' meno gravi, perché anche se è un po' presto per vedere queste cose, non abbiamo prove che sia successo per adesso, quindi il virus è ancora quello lì, però si può immaginare che la tendenza sia quella. Infatti abbiamo dei coronavirus che danno raffreddore, dei parenti stretti di questo qua. Quindi secondo me coronavirus e influenza aviaria sono gli indiziati numero uno. Poi abbiamo una serie di virus che i virologi conoscono bene, di cui si parla zero, tipo Nipa, Endra, sono virus che danno patologie polmonari e che sono di cui stiamo molto attenti, perché potrebbero anche questi prima o poi ripresentarsi. Grazie. Ci sono delle domande? Chiedo uno per il dottor Civera, che venga fino qua. Una domanda forse? Sì, poi Marco l'ho vista dopo. Scusa Marco. Andrea Civera, ricercatore all'Università di Torino, microbiologia, San Luigi. Andrea, parliamo di influenza, non parliamo di rinovirus, lei è un esperto in tutti i sensi. Di influenza, quali sono i ceppi che possono essere adesso più pericolosi, e il vaccino che in distribuzione è sufficiente, copre tutti questi ceppi? Dunque, in generale, intanto buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Il vaccino contro influenza non copre tutti i ceppi che circolano, nessun vaccino lo fa. Copre i vaccini che copre, diciamo, da una copertura immunitaria ai ceppi che circolano di più in un determinato periodo. Ci si potrebbe chiedere come si fa a formulare un vaccino solo nei confronti di qualche ceppo. Ebbene, durante l'anno vengono monitorati i ceppi di influenza che circolano di più, e quindi si fa una previsione statistica su quali saranno i più frequenti durante la stagione fredda, che poi è la stagione in cui i virus dell'influenza sono più pericolosi, perché circolano di più. Quindi no, il vaccino non coprirà tutti, coprirà quelli che circolano di più. Generalmente i ceppi di cui ci dobbiamo preoccupare di più sono quelli che di nome fanno H1N1. HN sono due molecole che caratterizzano e distinguono i singoli influenza virus gli uni dagli altri. La popolazione di virus dell'influenza è molto variegata e viene classificata in base a queste due proteine. Quindi direi che è assolutamente questo, dal punto di vista epidemiologico, il virus che ci dobbiamo preoccupare, di cui ci dobbiamo preoccupare di più, fatto salvo che esistono eventi totalmente imprevedibili come per l'appunto gli spillover, cioè i passaggi di specie, che possono coinvolgere anche virus dell'influenza a cui in questo momento magari sono monitorati, ma a cui in questo momento non stiamo badando molto. Sono eventi totalmente imprevedibili, perché sono fenomeni naturali. Grazie. C'è una domanda, la Margherita. No, un microfono. Purtroppo passo davanti. Volevo chiedere, i virus hanno un andamento stagionale tipo il virus dell'influenza? Ad esempio, come il virus dell'influenza, che sembra scomparire d'estate, dove scompare e poi ricompare nuovamente, quindi si nasconde solamente. Sì, certo, alcuni virus hanno un andamento stagionale, i motivi possono essere una serie, non c'è un motivo solo. Ma innanzitutto
possono essiccare di più, fa più caldo, c'è più irraggiamento solare e che insomma i raggi solari in qualche modo distruggono i virus. Stiamo molto più all'aria e apriamo le finestre e quindi diciamo esattamente come stiamo provando a fare, quindi d'estate siamo meno chiusi in tanti in un posto. E queste sono due possibilità. L'altra possibilità ancora è che il nostro sistema respiratorio ha un mezzo, ha un sistema per difendersi, che sono delle piccole ciglia che fanno così, produce il muco, infatti ogni tanto facciamo così perché abbiamo del muco che viene su perché abbiamo queste ciglia che portando sul muco rimuovono anche i microrganismi. Cosiddetto colpo di freddo, le malattie da infreddatura sono causate dal freddo, però il freddo in certi casi può diminuire un po' l'efficacia di questo sistema di pulizia e di difesa quindi del nostro organismo. Quindi diciamo che la risposta sta un po' nell'insieme di questi motivi: stiamo più all'aperto oppure arieggiamo di più, l'irradiazione solare e il caldo. I virus non spariscono, stanno sotto traccia, quelli dell'influenza magari spariscono di qua, ma vengono trasportati in un altro posto da uccelli migratori. Il ruolo dell'uccello migratorio è un ruolo fondamentale, infatti non eradicheremo probabilmente mai l'influenza, perché mentre il vaiolo e la poliomielite l'abbiamo eradicata perché infettava solo gli umani, quindi se ci vacciniamo tutti il virus non sa più dove andare. Ma altri tipi di virus infettano sia gli umani sia gli animali, quindi noi possiamo vaccinarci continuamente, ma continuerà a ritornare dal mondo animale quel virus. Quindi il serbatoio è il mondo animale? Per alcuni virus sì. Il serbatoio è il mondo animale? Per molti virus sì, e soprattutto per quelli influenzali. Il ruolo degli uccelli migratori è fondamentale. Io ho comunque ancora due domande. Davide, coinvolgo anche Andrea. Andrea, adesso virus, infezioni virali possono colpire diversi sistemi, ma vedo che il sistema respiratorio è molto attrattivo per queste bestioline. C'è un motivo? Solo i coronavirus sembra che siano abbastanza, abbiano quel tropismo? Oppure è una domanda un po' semigiornalistica, ma volevo che per te. No. E poi chiederò invece perché dal pipistrello al professor Lenti. Allora, una ragione banalmente che mi viene in mente è questa: il sistema respiratorio, quindi loro, faringe, bocca e naso, sono direttamente a contatto con l'ambiente esterno e quindi sono anatomicamente più esposti al mondo esterno, che è diciamo dominato o comunque popolato da microrganismi, batteri, virus e quant'altro. Questa sicuramente è una ragione per cui il tratto respiratorio piace molto ad alcuni virus. La seconda ragione, alcuni virus come i rinovirus e anche i coronavirus che provocano raffreddore, i rinovirus sono un'altra causa di raffreddore, amano replicarsi a temperature un pochettino più basse rispetto a quella interna corporea e quindi amano molto il naso. Siamo sui 34 gradi, i rinovirus, i coronavirus, i virus che in generale provocano il raffreddore amano molto quelle temperature lì. Certo è che come tutti i tessuti del nostro corpo che sono esposti al mondo esterno, le mucose respiratorie, soprattutto quelle del primo tratto, ma non solo, hanno delle difese di cui parlava il professor Lembo e comunque sono pattugliate dal sistema immunitario, che funziona un po' come, chiamiamo l'esercito o la polizia del nostro corpo, controlla che dei criminali, che in questo caso sono i virus o i batteri, non entrino all'interno. Quindi secondo me la ragione è principalmente questa, cioè il fatto che il sistema respiratorio sia così particolarmente esposto al mondo esterno, agli insulti del mondo esterno. Grazie Andrea. Il pipistrello è una cosa interessante, avete visto quante
infezioni arrivano dal pipistrello. Il pipistrello è un animale per noi, credo, poco conosciuto, però forse non sapete che i pipistrelli rappresentano il 20% dei mammiferi, quindi è la specie di mammifero più presente sul nostro pianeta, incredibile. 1200 specie, mentre un topolino vive circa 2 anni, un pipistrello, alcune specie di pipistrello vivono fino a 40 anni. Da animali particolari, ma la particolarità del pipistrello qual è? Adesso qui ci pensiamo non troppo spesso, è che un animale è un mammifero, quindi un topo, un roditore che vola. Allora, qui è una cosa, prima dicevo come sono poi, guarda che dobbiamo parlarci su questo, perché lui lo sa meglio di me questo. Per un mammifero volare è un impiego di energia clamoroso, è una cosa molto strana per un mammifero. Allora, questo me lo insegni tu, fare quel livello di attività fisica determina un accumulo di radicali liberi e di danno a un certo numero di cellule, anche muscolari. La liberazione di molecole da cellule danneggiate di radicali liberi ha stimolato un particolare sistema di riparo e anche ha stimolato il fatto che possano avere un sistema immunitario molto forte che risponde violentemente ai virus senza essere danneggiati. Per dire, il Covid, la malattia del Covid, non è tanto il danno che il virus fa, ma il fatto che stimola una risposta violentissima infiammatoria. Allora, i pipistrelli riescono a rispondere ai virus senza andare in quella risposta infiammatoria, perché volano. Cioè, l'evoluzione li ha dotati di un sistema di recupero, di salvataggio, diciamo così, immunitario, proprio per il fatto che volano. E poi vivono in comunità di milioni di membri in queste caverne, non so se avete visto qualche documentario, no? E quindi è un mammifero perfetto da questo punto di vista. Si trovano tantissimi virus in un pipistrello, ma lui non si ammala mai. In questo periodo si è sentito e letto molto sull'opportunità di vaccinarsi sia per l'influenza tradizionale che per il pneumococco. Può spiegare a un pubblico di non addetti ai lavori perché? Beh sì, allora sono due vaccinazioni che vengono consigliate alla popolazione che, diciamo, supera i 65 anni di età. Perché? Perché con l'avanzare dell'età si è più vulnerabili a malattie respiratorie, come l'influenza, ma anche come la polmonite da pneumococco, che è un batterio. Quindi è estremamente importante proteggersi da una certa età in su verso queste patologie. Lo sappiamo, cioè, prima dell'era antibiotica la polmonite era una grande causa di morte. Molti hanno nonni, nonne o avi che sono morti di polmonite. Quindi fortunatamente adesso non solo abbiamo gli antibiotici, ma abbiamo anche un vaccino, quindi la vaccinazione contro per lo pneumococco è importante, così come quella per l'influenza, perché appunto si potrebbe andare incontro a gravi patologie respiratorie. In questo periodo in cui il sistema respiratorio potrebbe avere un ulteriore aggravio se ci si infettasse con SARS-CoV-2, quindi se si avesse un Covid, allora cerchiamo di abbassare il rischio dove possiamo, cioè togliamo almeno il rischio relativo alla polmonite batterica da pneumococco e a infezioni respiratorie da virus influenzale. Mi sento di consigliarla, come, cioè questa è una raccomandazione non di David Lembo, diciamo, delle organizzazioni mondiali. In più, in questo momento i virus non è che prendono il biglietto come da Salumiere per dire entro prima io, entri prima tu. Non c'è scritto da nessuna parte che non ci si può infettare contemporaneamente con più microrganismi, quindi potrebbe
questo dà un quadro piuttosto grave, quindi estremamente importante abbassare almeno dove si può, dove si ha il vaccino, a livello di rischio. Bene. Oltre alle vaccinazioni, aspettando il vaccino per il SARS-CoV-2, distanziamento e areazione credo siano le raccomandazioni. Sì, allora distanziamento certamente, l'areazione, cambiare aria. Questo lo impariamo, io avevo una mamma infermiera che lavorava a San Luigi quando era sanatorio e mia mamma mi svegliava sempre spalancando le finestre, prendevo freddo d'inverno e aveva proprio come modus operandi spalancare sempre tutto, perché nei tempi della tubercolosi questo era importante, areare, ed è sempre importante areare quando abbiamo a che fare con infezioni respiratorie. Il distanziamento sì, la mascherina probabilmente, al di là del lavaggio delle mani sì, ma la mascherina è probabilmente adesso ancora la maggiore difesa, perché il virus non va in circolo, cioè, e ci permette di avere delle giornate come queste. In Australia dove hanno così sperimentato in questo periodo l'infezione, ma in una stagione fredda sono diminuite le influenze, con la mascherina uno si ripara anche dalle altre infezioni respiratorie. È proprio così, e questo è interessante. Secondo me, cioè noi non abbiamo mai parlato durante il periodo influenzale del distanziamento e della mascherina, perché non abbiamo la percezione del rischio. Per esempio in Giappone, chi è stato in Giappone vede che basta avere un raffreddore e si ritiene socialmente giusto indossare una mascherina per non infettare col raffreddore gli altri. Vai in un ufficio. E ovviamente ognuna di queste infezioni si trasmette allo stesso modo, quindi avere la mascherina, distanziamento, tutte le cautele, lavarsi le mani, preverrà anche l'influenza. Sicuramente avremo un calo, meno che non ci sia un cerco, ma quest'anno non sembra così importante. Bene. Se non ci sono altre domande, direi proprio che possiamo chiudere alla grande questa inaugurazione, ringraziando il professor Lembo e il suo ricercatore Andrea Civa, che vi ha portato due esperti, tutti e due di livello, e quindi sono molto contento, spero che sia stata una bella giornata, e adesso tutti insieme andiamo avanti, e non sarà facile, certamente. Grazie.